Alessandro, grandi emozioni oggi ai 2650 metri del Passo Gavi. Sicuramente grandissime emozioni, siamo stati fortunati, abbiamo trovato una bellissima giornata di sole. Si può stare qui a questa altitudine in maniche corte, quindi io penso che sia veramente una giornata riuscita. In più mi sono goduto anche la salita, cosa che non potevo fare quando ero in gara. Quindi da professionista bisognava faticare, guardare, andare a tutta, invece oggi hai potuto anche ammirare il panorama e goderti questo spettacolo naturale. Quando ero in gara sentivo solamente la fatica nelle gambe e non vedevo l'ora di vedere la linea del Gran Premio della Montagna. Invece oggi ho potuto fermarmi, fotografare il paesaggio, parlare con le persone, vedere veramente questo spettacolo e capire veramente quanto siamo fortunati ad avere queste montagne qui in Italia. Da 1 a 10, quanto è dura la salita del Gavi? La salita del Gavi è una salita molto impegnativa, lunga, 16 km, soprattutto questo versante, parte subito abbastanza impegnativa nel bosco con questa strada stretta e poi anche nel finale diventa molto dura dovuto un po' alla mancanza di ossigeno per l'altitudine e anche questa strada un po' rovinata, quindi senz'altro una delle salite più temute dal ciclista e lo stesso nome incute molto timore. Tu non hai completamente appeso la bici al chiodo perché comunque continui a pedalare, ma adesso lo fai in tranquillità, lo fai in maniera più serena, beata. Sì, mi lavoro logicamente in bici, non lo faccio più con agonismo come prima, quindi non faccio lunghe distanze, però vado molto spesso, questo mi consente di stare in forma, conoscere gente, soprattutto l'ambiente ciclistico che secondo me è molto bello e quindi mi ritengo molto fortunato e sono molto contento. Il futuro del ciclismo per gli amatori può essere questo, di un bike park come questo che abbiamo a Ponte di Legno, dove si può fare strada, mountain bike, dove si può fare tutto e magari chissà dove si possono anche chiudere le salite al traffico veicolare. Ma io spero futuro si arrivi appunto a questo, io vedo che il ciclismo si sta espandendo sempre di più nonostante ci sia la crisi, io vedo sempre più bici e soprattutto con la nuova frontiera dell'elettrico permette a chiunque di poter arrivare in cime come queste o di poter fare scalate in mountain bike anche molto ripide, quindi è alla portata di tutti, anche chi non ha tempo e permette appunto di vedere paesaggi fantastici, penso che sia una cosa... uno degli pochi sport che possa permettere tutto questo.